Ho appena dato comunicazione al MIUR, al ministro Azzolina e al Ministero della Salute, il ministro Speranza, della decisione che abbiamo assunto di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole della Puglia. È una decisione sicuramente sofferta che ho dovuto prendere a causa dell'alto numero di contagi connesso alla riapertura delle scuole che abbiamo verificato in queste settimane. Si tratta di numeri fuori scala che hanno anche mandato in tilt il contact tracing per l'altissimo numero di contatti indiretti che i contagi scolastici hanno determinato. Quindi una richiesta al mondo della scuola di collaborazione, pur tenendo conto degli sforzi enormi che sono stati fatti dal mondo della scuola per tenere bassi i contagi, ma questo tentativo purtroppo non è andato bene. Adesso dobbiamo sperare che un periodo di sospensione possa consentire, mi auguro, al più presto la ripresa delle attività scolastiche. Nel frattempo, ovviamente, una precisazione: l'ordinanza consente la didattica in presenza solo per i laboratori, quindi per quelle scuole che non possono evidentemente fare lezione con la didattica a distanza, e per tutti quegli alunni che hanno bisogno di una didattica speciale e che quindi hanno bisogno di essere gestiti direttamente in presenza, perché la didattica a distanza ovviamente non sarebbe sufficiente a consentire una adeguata frequenza dei corsi di istruzione. Quindi un sacrificio necessario, doloroso, ma che speriamo duri il meno possibile. Le attività scolastiche, oltre a rappresentare di per sé un rischio di diffusione virale per il fatto appunto della vicinanza, del vivere in comunità, di tutto quello che avviene prima e dopo l'entrata nella scuola, hanno nelle ultime settimane generato un enorme lavoro per i dipartimenti di prevenzione. Questo per via delle indagini epidemiologiche, degli isolamenti, dei tamponi, per non parlare di tutto il carico di lavoro per i pediatri legati alle certificazioni.